E ciao amici di YouTube, benvenuti in un nuovo video di Geosvapo Presenta. Oggi andiamo a vedere un dispositivo di casa DotMod. Avevamo già visto la DotIO, ora presentiamo la DotIO SE. Eccola qua, andiamo a vederla nel dettaglio. Ed ecco la nostra DotMod IO SE, arriva con questa scatola, qui possiamo andare a vedere il codice a barre e il colore appunto black che è presente nella confezione. Dietro invece possiamo andare a vedere il contenuto che è presente all'interno della confezione. Andiamo a aprire la scatolina, come vedete dentro è tutto questo color oro davvero molto bello con il logo DotMod. Per prima cosa un manuale delle istruzioni in italiano, dove appunto è riportato i vari funzionamenti del dispositivo. Vedete che è riportato anche il funzionamento della protezione della combustione a secco. Qualora infatti il dispositivo rilevasse un basso livello di liquido, interrompe il flusso di corrente verso la bobina, mentre l'indicatore luminoso lampeggerà 8 volte in colore viola. Qui altre caratteristiche, vedete che può montare resistenze da 0,3, 0,7, 1,2 e 1,6 con chiaramente delle tolleranze, e qui possiamo andare a vedere a secondo di come imposteremo il display, se molto leggero, leggero, medio o forte, anche che tipo di wattaggio possiamo ottenere. Ad esempio con una resistenza da 0,3 molto leggero andiamo a 20 watt, leggero 25 watt, medio 30 watt e forte 35. Con quella da 0,7 invece abbiamo 14, 15, 18 e 20, da 1,2 12, 14, 16 e 18 e da 1,6 invece abbiamo 8, 10, 12 e 14. Ed ecco la nostra DotMod IO. Andiamo a sollevare questa parte di gomma piuma ricoperta da velluto, un manuale dell'utente in inglese, due piccoli adesivi DotMod, uno nero, uno color oro, un cavetto per la ricarica finalmente micro USB e Type-C, una resistenza da 0,7, un drip tip per MTL molto stretto. Qui nel kit invece abbiamo un tappino di ricambio per in silicone per il tank, un adattatore per coil Aspire del Nautilus e alcune OR di ricambio. Ed ecco la nostra DotIO SE, andiamo a spellicolarla in questa maniera. Ecco qua. Ed eccola qua, davvero molto bella. Guardate il particolare dello sportellino, tutto quanto ben lavorato, ben inciso, con il logo centrale DotMod. Stessa cosa è riportato dall'altra parte. Questa lucidatura a specchio è davvero fantastica. Qui possiamo andare a vedere l'ingresso del Type-C per la ricarica. Drip tip 510, chiaramente basso per un tiro DTL, che perché comunque è molto largo. Andiamo a togliere lo sportellino in questa maniera, vedete com'è lavorata all'interno, guardate il particolare della lavorazione all'interno, davvero molto bella, ben rifinita. Qui abbiamo il tank, che adesso andremo a vedere. Dall'altra parte il tasto, come vedete, non è un tasto placcato oro ma è un tasto in acciaio. Anche qui sono presenti alcune incisioni a laser per farci vedere come è il funzionamento del dispositivo. Poi una volta inserita la batteria andremo a vederlo. Vedete, ci sono diverse colorazioni, dal bianco al purple al red, mentre invece qui è presente il tasto per il setting delle funzioni. Qui vediamo il vano della batteria con questo lacciolino che faciliterà appunto l'uscita della batteria, icona della batteria ben disegnata con positivo e negativo, il pin come vedete è telescopico, attacco 510 del drip tip, come vedete ci sono queste piccole scanalature per far dissipare un po' la condensa del drip tip. Andiamo a vedere adesso il dettaglio del serbatoio. Come vedete c'è un pin, cioè un contatto che chiaramente è a molla, quindi va a rientrare all'interno del dispositivo, così da facilitare sia l'ingresso che la fuoriuscita appunto del tank. Controlliamo qui che c'è appunto questo invito per poter andare a prendere ancora meglio il tank. Vedete che qui c'è un piccolo dentino, questo invito ci permette di fare una piccola pressione e andare a togliere il tank. Qui come vedete è presente una bella o-ring in modo da poter andare a contenere il liquido, ed ecco qua il vano del tank. Ed ecco il nostro tank
anche che contiene all'incirca 2 ml, non è riportato all'interno della confezione il contenuto del tank. Qui possiamo andare a vedere che c'è una ghiera che ci permetterà di andare a aprire o chiudere l'aria, una ghiera con fermo con 2 asole chiaramente contrapposte. Qui possiamo andare a vedere che c'è un tappetino in silicone per poter andare a fare il refill. La resistenza è semplicemente a pressione, quindi basterà tirare per andare a sostituire la coil. Di conseguenza possiamo andare a svitare la basetta. Ed ecco qua la coil e la basetta. Andiamo a confrontare un attimo le due coil. Come vedete sono due coil, una da 0,7 e l'altra è da 0,3. Sono due coil pressoché identiche. Le asole, come vedete, non ci sono grandi differenze di apertura per l'ingresso del liquido. Sono tutte e due coil a mesh in acciaio 316. Benissimo, andiamo prima a provare la coil da 0,3 e poi proveremo anche quella da 0,7. Andiamo a fare il refill. Una volta fatto il refill possiamo andarla a inserire all'interno. Andiamo a rimettere lo sportellino in questa maniera, il drip tip, eccolo qua, ed ecco la nostra DOT IO SE pronta per le prove di svapo. Bene, abbiamo visto come è fatta nel dettaglio questa DOT IO SE, davvero molto bella la finitura e davvero complimenti a DOT Mode. Mi piace tantissimo il tipo di lavorazione che è stata fatta anche nello sportellino, la parte lucida di questa finitura, appunto di acciaio lucidato, non la rende esente dalle ditate, questo è chiaro. Ma adesso abbiamo montato la resistenza da 0,3, controlliamo un attimo il wattaggio che avevamo impostato. Siamo a potenza strong, quindi intorno ai 35 watt. Andiamo a fare una prova di svapo. L'aria chiaramente è tutta quanta aperta, quindi tutte e due le asole sono state aperte. E trovo a volte un po' fastidioso il fatto che, andando a schiacciare la box con il pollice, andiamo un po' qualche volta a occludere questa finestrina che fa sì che passi anche un po' l'aria. Quindi bisogna fare un po' un attimo attenzione a non andare a chiudere i forellini, questa asola, perché sennò andremo anche un po' a chiudere il tiro. Quindi bisogna fare un po' attenzione di lasciare questa finestrella un po' aperta. Il tiro è ben contrastato, un buon DTL. La potenza, tutto sommato, per una resistenza da 0,3 a mesh è perfetta. Il colpo in gola è tranquillo. La resa aromatica sicuramente è una delle migliori rese aromatiche che ho sentito su queste coil stile Aspire. Un'altra particolarità molto interessante è la funzione del dry burn, quindi quando finirà il liquido, anche se come vedete dalla finestrina non è facile andare a vedere se il liquido è finito o meno, ma ha questa funzione di dry burn che ci permette di non steccare, quindi incomincia a lampeggiare 8 volte luce viola e ci avverte che appunto il liquido è finito e non è quindi più corrente e dovremo andare a fare il refill. Quindi la resistenza da 0,3 mi sento veramente di promuoverla, ottima la resa aromatica e il contrasto dell'aria forse meritava qualche wattaggio in più, ma tutto sommato per resa aromatica, per produzione di vapore è decisamente promossa. Andiamo a provare la resistenza da 0,7. Bene, abbiamo cambiato la resistenza, abbiamo messo il drip tip MTL, quindi questo qua, quello piccolino, abbiamo regolato la potenza a medium, quindi non strong, intorno quindi ai 18 watt, e regolato l'aria veramente tutta chiusa, abbiamo lasciato aperto mezzo millimetro. Andiamo a fare una prova di svapo. Allora, diciamo che come resa aromatica siamo in linea, forse potrei preferire la resistenza della coil da 0,7 Aspire per Nautilus, perché è un po' troppo aperta, comunque c'è poca presenza di cotone all'interno proprio della coil stessa. La regolazione dell'aria è quasi tutta chiusa, ma il tiro non è proprio un tiro estremamente serrato e molto di guancia. È un buon tiro di guancia, ma non di quelli proprio molto molto stretti.
Il drip tip sicuramente non sarà bellissimo, ma decisamente è fantastico. In bocca è veramente piacevolissimo, insomma, ecco, uno mette alla bocca questo drip tip, è molto stretto, appaia bene le labbra e fa un bel tiro di guancia. Quindi diciamo che se perde un po' di contrasto la ghiera dell'aria, lo riguadagna con il drip tip molto stretto in questa maniera. Io forse avrei, anziché messo l'asola dell'aria, inserito i forellini e perché no anche l'asola, un po' come si vede, no? Ci sono sia i forellini e l'asola, quindi per un DTL magari andiamo con l'asola e per un tiro MTL avrei preferito avere dei forellini molto più precisi. Davvero buona, valido comunque. Delle due preferisco comunque quella da Zero Te per il DTL, per il flavor. Un'altra cosa molto importante, i sportellini possono essere intercambiati anche quelli con la Dot IO classica. Questi qua chiaramente sono in plastica, come vedete sono anche leggermente flessibili ed è per questo che a volte facendo delle pressioni un po' strane sulla box si può far uscire lo sportellino, vedete, perché appunto questa loro particolarità che è flessibile a volte tende a poter far uscire lo sportellino. Altra particolarità che distingue un po' la Dot SE dalla Dot IO classica è appunto i materiali. Abbiamo già detto, lo sportellino è in plastica anziché in alluminio anodizzato, il tasto non è placcato oro ma è in acciaio e la parte questa qua della scocca vedete che è acciaio lucido, nelle altre invece anche quelle presente la satinatura ed è tutto molto più opaco. A livello di peso più o meno siamo lì, non è che è molto più pesante rispetto alla classica Dot IO. Sicuramente è stato migliorato un po' anche l'aspetto del tank con questa piccola guarnizione che è già presente all'interno del tank. Bene ragazzi, che altro dobbiamo dire? Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like oppure se volete sostenerci iscrivetevi al canale. Mi raccomando, seguite anche la pagina Facebook e Instagram di Zio Svapo. Svapate con moderazione, ma svapate. Ciao!